siamo qui al Teatro San Francesco di Scafati, questa bellissima scenografia studiata dall'artista che ha anche scritto la commedia O Primo Amore, e vedo qui già all'opera la protagonista Laura Pepe nel ruolo di Speranzina. Ciao Laura. Ciao Carlo. Qual è la tua emozione nel affrontare questo testo della protagonista? Chi sceglie di fare teatro lo sceglie soprattutto per le emozioni che regala questa cosa. Il teatro è una vocazione, non lo sceglie, ti sceglie, insomma. E ho iniziato, insomma, questo progetto con grande entusiasmo. Maya Salvato, la regista, mi ha voluta fortemente, ed è una bella commedia malinconica, io la definirei, perché ci sono momenti di grande ilarità, ma nel contempo anche sprazzi di malinconia. Non voglio svelarvi tutto perché è bello vedere e godersi, insomma, lo spettacolo. Voglio ricordare gli attori. Sì, grazie. Tutti così, attori giovani, vero? Sì, tutti giovani, insomma, dai 22 ai 30 anni, insomma. Scusa me. magari nello spirito. Va bene, nello spirito senz'altro. Quindi gli attori, oltre me, che sono Laura Pepe, c'è Alessandro Dauria, che interpreta mio marito, Luis. Poi ci sono i fiori, Rosa e Margherita, interpretati rispettivamente da Carlo Alfaro e da Emilia Cascone. Donna Clotilde e Don Gabriele, interpretati da Imma Galasso e Alfonso Salzano, è questa coppia di marito e moglie che battibeccano e alimentano un po' le scene ilari della commedia, e infine Fabio Casano, che interpreta questo primo amore e con un doppio ruolo, perché parliamo comunque di attori professionisti che hanno un background non indifferente alle spalle, del doppio ruolo anche di Mustafa, che sarebbe, insomma, il mio commesso. Senti Laura, questo è un testo inedito di una drammaturga che è al suo esordio nella scrittura. Tu preferisci, come attrice emergente del teatro italiano, più interpretare testi inediti di autori nuovi o ti piace cimentarti anche con i classici? Qual è la tua emozione? Mi è capitato di fare entrambe le cose. Mi è capitato di interpretare ruoli di Viviani, di Brecht, di Shakespeare. E lì il confronto è duro, insomma, perché comunque i personaggi scritti da questi grandi hanno un certo spessore. Quando ti ritrovi di fronte a testi inediti puoi, insomma, essere, come dire, un po' più artista, tra virgolette, perché magari puoi metterci del tuo e costruire, naturalmente seguita da chi dirige, il personaggio te lo puoi cucire addosso, insomma, mentre con gli attori di un certo tipo devi rispettare comunque determinati canoni, tra virgolette. E volevo ringraziare anche chi ci ha aiutato tanto nel backstage, Mariella Coccurullo, che ha curato tutta la parte dei costumi, dei trucchi di scena, con il suo estro creativo, insomma, ci ha aiutato anche nelle scene. E ci vuoi lasciare con qualche tuo progetto per il futuro? So che sei molto impegnata su vari fronti. Sì, vero? Perché io, oltre a fare l'attrice, mi occupo anche di organizzazione di eventi. Abbiamo un progetto in progress, non diciamo niente, siamo molto scaramantici. Quando a tempo debito sicuramente ti informeremo. Va bene, allora in culo alla balena, come si dice tra artisti. Ciao, grazie.